Amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti. Ho preso il posto di Christian, ufficialmente sono il nuovo CEO di Conio. No, sto scherzando ovviamente, ma per motivi di Covid non possiamo stare troppo vicini senza mascherina e per evitare di fare un video imbavagliati abbiamo deciso di alternarci un po'. Vi volevo parlare di uno scoop, insomma una notizia che mi ha fatto scoprire lui, perché io sono arrivato pieno di domande da fargli e lui mi ha detto: ma guarda che oggi è uscito questo articolo interessantissimo e con un potenziale immenso, dove viene detto che in America finalmente sono state concesse le autorizzazioni, o meglio, stanno concedendo le autorizzazioni alle banche per offrire dei servizi di custodia di Bitcoin. Quindi, insomma, è una notizia che potrebbe aprire veramente tantissime porte. Ora cambio protagonista, arriva Christian e ci racconta un po' di questo articolo. Eccomi. Eccoci qua, che cos'è che dice Christian questo articolo? Ho detto bene, ho travisato qualcosa, ho omesso qualcosa, insomma, raccontaci un po'. Ma sì, guarda, allora io stamattina mi sono svegliato e ovviamente come prima cosa mi sono guardato il prezzo, no? Allora abbiamo qualcosa in comune. Ho visto un bel più 3 e ho detto: beh, cosa è successo stanotte, no? Allora ho aperto CoinDesk e mi sono andato a guardare un po' le notizie della giornata. E lì, secondo me, la notizia più interessante, quella lì che poi era pubblicata all'inizio, è quella che è uscita questa lettera, tra virgolette, che ha mandato un'agenzia americana, una banca. Allora, l'agenzia è quella lì, si chiama Comptroller of Currency, questo nome un po' curioso, diciamo. Però sostanzialmente in questa lettera, diciamo, rispondono a una banca che aveva chiesto se si potevano fare servizi di custodia per i propri clienti e dicono di sì. E questa è una grossa novità, perché poi, perché è una novità? Perché le banche sono sempre molto prudenti, no? Sono molto prudenti e quindi prima di muoversi vogliono essere molto tranquille che quello che fanno non vada a infastidire il regulator, no? Prima regola in assoluto per le banche, no? Quindi il fatto che un regulator negli Stati Uniti si sia espresso e abbia detto chiaramente a una banca: vai tranquilla, fai questo servizio, sicuramente apre il mercato. Se il mercato si apre perché le banche entrano, questa è una rivoluzione, no? Perché oggi il mercato del Bitcoin è ancora un po' un mercato di nicchia. Se entrano le banche diventa un mercato di massa. E quindi, ovviamente, chiaramente la cosa che fa piacere è l'effetto che può avere sui prezzi, ovviamente, no? Perché un aumento così veloce della domanda di queste dimensioni che può portare l'ingresso delle banche nel settore è talmente forte che sicuramente non avrà un effetto sui prezzi. E secondo te, da una notizia di questo tipo all'ingresso effettivo delle banche, quanto può passare di tempo? Che dinamiche ci possono essere nel frattempo? Beh, allora, intanto bisogna vedere se questa notizia poi viene confermata, no? Perché, allora, di sicuro è una notizia, dobbiamo vedere adesso le prossime reazioni nei prossimi giorni, vedere quindi se è proprio una notizia vera e fondata, diciamo, o se, diciamo... No, non è un rumor, perché la lettera l'ha pubblicata e si vede originale, no? Lì bisogna vedere se è un funzionario che ha scritto una cosa e poi viene cazziato e massacrato dai suoi superiori, o se quella è effettivamente la linea ufficiale, no, che c'è in America. Questo adesso lo vedremo nei prossimi giorni, no? Io penso di sì e penso che il mercato si aprirà. Allora, non credo sia una cosa che capiti nei prossimi 6 mesi, no? Perché comunque i tempi di reazione delle banche sono lunghi, no? Per far partire un progetto ci vogliono 6 mesi di analisi in generale e poi aggiungi, metti un 6-12 mesi di realizzazione effettiva. Questo è un fenomeno che parte oggi, dispiegherà la sua effettiva forza tra i prossimi 12-24 mesi, almeno inizierà quantomeno, no? Però è un trend e in realtà nel mercato Bitcoin basta anche abbastanza poco per innescare movimenti di prezzo molto forti, no? Perché poi quei movimenti lì, una volta che partono, si autoalimentano, no? Perché il mercato comincia a fare notizia, c'è qualcuno nuovo che lo scopre perché vede che ha fatto più 10, più 20, più 30, no? Poi dopo una fase di stasi come quella che stiamo vivendo adesso, insomma, iniziare a vedere dei movimenti di prezzo, immagino che tirerebbe dentro un bel po' di persone. Sì, di sicuro. Però poi alla fine, diciamo, quello che conta, a parte i movimenti nel breve, sono le prospettive di medio-lungo termine, certo, no? E quindi secondo me questa è una linea di tendenza grossa. E tra l'altro un po' anche l'obiettivo di Conio, quello, lavorare in quel settore, no? Noi quest'anno abbiamo fatto un paio di annunci interessanti proprio durante il lockdown, no?
qualche nuova collaborazione, che poi voi in Italia tra l'altro avete state trainando un po' questa carovana del discorso delle collaborazioni con istituti finanziari, istituti bancari, anzi è un primato mondiale quello italiano. Una volta tanto l'Italia è stata prima in qualcosa e in qualcosa di innovativo e rivoluzionario, mi sbaglio? Sì, hai perfettamente ragione, perché quello che ha fatto il nuovo servizio che ha fatto Hype, che è la Challenger Bank del gruppo Sella, è molto forte, perché loro all'interno della loro app, allora Hype è una Challenger Bank, ha 1.200.000 clienti e da un giorno all'altro questo 1.200.000 clienti ha avuto la possibilità di comprare Bitcoin con un click. Semplicemente entrando nell'app, cliccando bottone Bitcoin, compra Bitcoin e ti trovi Bitcoin in portafoglio, no? E come ha reagito questa clientela? Cioè ha cliccato effettivamente? Ha comprato Bitcoin. Beh, è una notizia pazzesca questa, perché vuol dire che comunque l'interesse c'è. Non hanno detto cos'è sta roba qui, via, no? Si sono interessati. Sì, guarda, ha avuto un successo notevole il servizio, è partito forte e adesso ancora, diciamo, a un paio di mesi di distanza continuano ad arrivare clienti nuovi che stanno scoprendo Bitcoin perché li trovano all'interno della loro app che usano tutti i giorni per fare gli acquisti e la spesa di tutti i giorni, no? Allora, a me perché piace questo? Perché allora oggi se tu vuoi cominciare a comprare Bitcoin, non l'hai mai fatto prima, devi fare un processo lungo, no? Perché prima ti devi cercare un exchange e già lì è un pochettino noioso e lo devi fare, no? Poi ti devi registrare sull'exchange. E oggi che c'è il Know Your Customer un po' dappertutto, cosa vuol dire? Che ti devi fare i selfie, devi caricare i documenti, devi scrivere un sacco di cose e poi devi aspettare che ti approvino l'apertura, no? Quindi tipicamente quando è che avrai il conto? Il giorno dopo che hai messo tutti i dati, no? Quindi il giorno dopo devi collegarti di nuovo, devi entrare di nuovo nel conto, se vedi che il conto è stato aperto e sei attivo, ti devi prendere un IBAN che è scritto lì dentro, fare un bonifico, mandare i soldi, cioè ti scolleghi, vai nella tua banca, fai il bonifico, aspetti che il bonifico arrivi, ti ricolleghi un'altra volta con il sito sull'exchange e poi ti compri il Bitcoin. Dopodiché ti accorgi che hai Bitcoin su un exchange, che è una cosa pericolosissima, no? Quindi devi dire, porca miseria, devo togliere il Bitcoin dall'exchange, quindi devi cercare un wallet. Allora, tutta questa roba qui è un po' un inferno, no? Perché cioè, se ci metti una settimana sei bravo, no? E tra l'altro una cosa anche altrettanto importante da capire è se ti puoi fidare di quell'exchange, perché comunque, insomma, molti sono magari situati in paesi esotici o prima di dare la tua identità, il tuo selfie, tutti i tuoi dati e addirittura di depositare fondi su un exchange, cioè devi essere più che sicuro di poterti fidare. Sì, infatti dico anche scegliere un exchange non è proprio la cosa più banale del mondo, no? Ti devi un po' informare. Tu confronta questa esperienza di acquisto, che è un po' un mezzo incubo, con il fatto invece di aprire l'app che usi tutti i giorni per fare i tuoi acquisti, vedere il bottone Bitcoin, cliccare, compra e trovarti Bitcoin lì senza fare nient'altro. C'è un abisso di differenza, no? E per questo che io penso che le banche siano importanti nel settore, no? Perché se tu cliente della banca ti trovi la possibilità di comprare Bitcoin lì dentro, la tua vita cambia in maniera molto molto drastica, no? Poi ciò non toglie che nel momento in cui poi diventi molto esperto perché ti sei appassionato, cominci a muoverti bene e così via, nulla ti vieta poi di aprirlo dopo il conto sull'exchange, no? Perché chiaramente non è che sei prigioniero della banca, no? del primo servizio che hai usato. Un input iniziale che diciamo può semplificare soprattutto i primi passi per chi non è molto avvezzo di questa tecnologia. Sì, ti semplifica i primi passi, ma è anche una buona soluzione, no? Perché allora quando il nostro servizio che cos'è sostanzialmente? Allora, il servizio è fornito da Conio, noi forniamo il servizio a Hype che lo ha incorporato all'interno della sua app, quindi tu all'interno dell'app di Hype accedi al servizio di Conio. Conio che servizi ti dà? Allora, ti dà il servizio di acquisto e vendita Bitcoin diretti all'interno dell'app, ma ti dà anche un servizio di custodia fatto bene. Quindi tu non hai la necessità di avere da un lato l'exchange e dall'altro il wallet perché devi avere due servizi diversi. No, hai due servizi combinati in un'unica soluzione, no? E il servizio di custodia è particolarmente interessante, diciamo, no? Perché è molto solido dal punto di vista tecnico, ma ti protegge anche in maniera molto forte dalle cose tipiche che ti può capitare, no? Allora, se tu hai un wallet Bitcoin, tipicamente cosa ti succede? Che se perdi le chiavi, perdi la tua chiave privata, hai perso il Bitcoin. Certo. E che ovviamente è una tragedia, no?
Allora, col nostro servizio invece hai un meccanismo di recupero, no? Nel senso che da noi le chiavi sono tre, una ce l'ha il cliente, una noi e una Hive in questo caso, no? Quindi, e ci vogliono due chiavi su tre per fare delle transazioni. Quindi l'effetto cos'è? Che quando tu vuoi fare una normale transazione, firmi tu, firma Conio e la transazione parte. Se però tu la chiave l'hai persa e non puoi più accedere in tutti i modi ai tuoi bitcoin, qui hai un modo di recuperare, perché ti fai riconoscere da Conio e dici ho perso la chiave, ti fai riconoscere da Hype e dici ho perso la chiave anche di là, Hype e Conio insieme con le due chiavi possono ricostruire la posizione. Perché è importante questo? Beh, un po' perché se perdi la chiave effettivamente in condizioni normali avresti perso tutto, ma anche nel caso di normale gestione di una successione, no? Cioè immagina che tu hai di avere il genitore o i nonni che hanno dei bitcoin, nel momento in cui poi, in caso di morte, cosa succede? No? Che se loro hanno le chiavi e le tengono loro, sì. Bitcoin sono persi. Ah, sì, questo è un tema importante, in effetti che viene molto sottovalutato, secondo me, quello della successione. Sì. Certo, certo, viene sottovalutato, ma questo è il modo di risolverlo, no? Tra l'altro, tu risolvi il problema della successione, ma mantieni un ottimo livello di controllo lo stesso, no? Perché? Perché Conio comunque quei bitcoin non li può toccare, perché con la unica chiave che ha Conio non può fare nessuna transazione. Quindi tu devi intervenire e senza la tua input e il tuo avvio la transazione non potrà mai essere fatta. Dopodiché, quindi, Conio non li può toccare, Hype da sola non li può toccare, ma la combinazione, diciamo, di una decisione di Conio e una decisione di Hype fa in modo che si possano ricostruire le posizioni, no? Quindi è un ottimo compromesso tra il controllo assoluto che hai quando hai tu la tua chiave privata, certo. e invece la gestione del rischio, che comunque è forte in quel caso lì, no? In questo caso, certo. Il rischio lo elimini e sostanzialmente tieni comunque il controllo, no? Sì, perché mi stavo già mettendo nei panni di un massimalista che direbbe, ma è una soluzione custodial. Alla fine come si pone questo in uno spettro, supponiamo da 0 a 10 tra custodial e non custodial? Dove, cioè, a che punto è di questo spettro? Si può definire completamente non custodial? Direi a questo punto di no, perché comunque delle chiavi sono in possesso ad Hype e a Conio. Tuttavia neanche del tutto custodial, perché se comunque senza l'autorizzazione del cliente non è possibile per Conio e per Hype muovere i suoi bitcoin, significa che comunque non è come depositarli su un exchange che alla fine li stai dando in mano a loro a tutti gli effetti. Non c'è dubbio. Allora, dal punto di vista soggettivo di Conio non è custodial, perché Conio non li può toccare quei bitcoin, no? Quindi è vero che non è non custodial al 100%, però è molto più parente di un non custodial che del custodial, certo. Alla fine, secondo me, no? E secondo me da quel punto di vista lì è un buon compromesso, perché ti dà proprio la possibilità di recuperarli nei casi tragici. E poi l'altra cosa interessante è che è un sistema semplice, no? Il fatto che sia semplice il sistema, secondo me, è importante, no? Nel senso che cosa succede? Che quando tu sai che la responsabilità è tutta tua, ti devi inventare dei metodi per poterti ricordare le chiavi, eccetera, eccetera. E io ogni tanto ce ne sono alcuni che veramente fanno un po' impressione, no? Perché dici, ma come fa questo qui a ricordarsi tutte queste cose, no? Che... Sì, anche io il SID me lo sono scritto, però con della crittografia che so solo io, così se uno non lo trova non lo capisce, poi devi fare una copia che si conserva anche in caso di incendio, di alluvione, insomma ci sono delle difficoltà notevoli. Poi immaginiamoci per un utente medio che non capisce, magari non è neanche interessato a capirle, perché è anche sbagliato dover mettere in mano a una persona che ha appena scoperto Bitcoin tutti questi oneri di garantirsi la sicurezza e diventarci matto. No, ma poi se c'è, ma appunto, se hai 2-3 mila euro in Bitcoin, fare tutto quel lavoro lì non ha senso. Vale, cioè, un conto se hai 10 milioni, no? Allora ha senso, no? Però un cliente che inizia si compra 500 euro di Bitcoin, certo. 5.000 euro. E soprattutto in caso appunto di necessità di fare una successione di proprietà, in caso di morte del possessore, se uno ha nascosto le chiavi private chissà dove, non è che può lasciare delle cacce al tesoro e farla fare appunto al figlio, fargli trovare il bigliettino, bene, adesso devi risolvere questo indovinello, devi capire, entrare nella mia testa, no? Cioè serve, è obiettivo che serve comunque una soluzione più accessibile per tutti, insomma. Sì, e soprattutto poi in ambito bancario, una banca non ti darà mai un servizio per il quale non può recuperare le chiavi del cliente, no?
non è possibile, no? Quindi le banche o fanno servizi al 100% custodial o fanno servizi di questo tipo. Lì c'è una cosa, poi al di là poi del dibattito dei bitcoiner, no? Maximalist dice le chiavi le voglio io, sì, perché voglio controllare tutto io, no? Che ha un senso, no? Però il fatto di avere un servizio al 100% custodial ha anche un'altra implicazione di tipo legale, no? Cosa succede? Che se tu hai un servizio custodial, il proprietario tecnicamente dei bitcoin è la banca o l'exchange, e tu invece hai un credito di quei bitcoin nei confronti della banca e dell'exchange. È un po' come quando depositi gli euro in banca, no? Certo. Tu non hai gli euro, no? Hai un credito nei confronti della banca. L'implicazione cos'è? Che se ti fallisce la banca, poi tutti i crediti vengono messi in un pool e vengono ripartiti pro quota. Quindi se tu hai dato bitcoin a una banca con una modalità custodial e la banca fallisce, e sappiamo che succede, no? Sì, può capitare assolutamente. Può capitare, e tu lì non hai il fondo di tutela perché non è un classico deposito di euro, e quindi anche il deposito di bitcoin andrebbe, rischieresti di perderlo, no? Sì. Indipendentemente dal controllo delle chiavi, ma soltanto per la forma giuridica e la modalità con cui li hai dati alla banca, no? Nel caso nostro non è così. Perché non è così? Perché i bitcoin non sono di proprietà della banca, non sono neanche di proprietà di conio, sono di proprietà diretta del cliente. Quindi se fallisce la banca, o se fallisce conio, o falliscono anche tutte e due, cosa arriva? Arriva un curatore fallimentare che gestisce gli asset e in questo caso semplicemente restituisce bitcoin a chi li aveva comperati o li aveva lì, perché quei bitcoin non sono di proprietà della banca ma rimangono di proprietà del cliente. Questo è un punto molto importante da sottolineare, perché secondo me non è stato capito da molti. Io il sentore che ho, comunque anche parlando con gli amici della community, è che percepiscono Conio come un sistema completamente custodial, quindi non è così. Cioè di fatto è una sorta di ibrido, possiamo dire, in cui però il punto fondamentale, ovvero non si parla di un credito quindi nei confronti di una società, ma si parla di un possesso reale di bitcoin da parte dell'utente. Certamente, questo è importantissimo. Quello, al di là poi dell'aspetto che io voglio controllare i bitcoin, è la distinzione che dal punto di vista legale è più importante di certo, tutto. Altro che, perché così nessuno te li può toccare, la cosa importante appunto è quella lì. Sì. Bene, grazie mille Christian di nuovo per questa chiacchierata e basta, direi che possiamo passare alle prossime domande. I was a Bitcoin billionaire, spending money like I don't care. Now I just pawn my underwear, used to be a Bitcoin billionaire. Any change that you can spare? I'd settle for a Dogecoin, I'm so desperate.